Al Mariani Pavone di Pineto, la squadra di Mirko Cudini incrocia il Perugia di Formisano per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. La squadra pinetese, dopo il blitz di domenica scorsa all'Adriatico di Pescara, torna tra le mura amiche con un doppio intento: guadagnarsi il pass per gli ottavi e, come detto dal tecnico bianco-azzurro, impiegare i più giocatori possibili per mettere benzina nelle gambe a tutti gli elementi della rosa a sua disposizione. Primi minuti equilibrati col Pineto che si fa vedere con un paio di percussioni di Azi Osmanovic. Ma il vantaggio ospite arriva al minuto 14, quando Montevago è il più lesto nel trovare il tapin davanti alla porta pinetese. Biancazzurri storditi, incapaci di reagire davanti a un 11 umbro che comincia a macinare gioco e a trovare le imbucate all'interno dell'area di rigore abruzzese. Formisano che chiede ai suoi di portare pressione al possesso palla difensivo del Pineto e 11 di Cudini che combina un pasticcio clamoroso proprio subendo il pressing dei Grifoni. Amadi e compagni gestiscono male il possesso e sul pallone perso da Schirone Montevago deve solo appoggiare al compagno Seghetti che indisturbato deve solo calciare per il raddoppio. La gara scivola via fino al 47esimo quando il direttore di gara Aldi Di Lanciano manda i 22 a riposo. Nella ripresa Formisano lascia sotto la doccia Polizzi e mette dentro Torrasi, mentre Cudini, evidentemente deluso, cerca di dare la sterzata inserendo Lombardi, Del Sole e Fabrizi per dare soprattutto più piglio all'offensiva abruzzese. Fabrizi ci prova al 63esimo con un tiro indirizzato verso il secondo palo, ma la sfera non prende il giro giusto, spegnendosi sul fondo con il numero 1 gemello in controllo visivo. La reazione del Pineto, quella vera, tarda ad arrivare. Addirittura nel giro di due minuti, dal 66esimo al 68esimo, arrivano i due gialli per Marafini, che vanno a spegnere le speranze di una clamorosa remontata degli abruzzesi. Sulla seconda sanzione, fischietto Frentano, che è apparso piuttosto fiscale. Speranze che potevano riattivarsi al 34esimo, quando Fabrizi, in questo caso non abbiamo le immagini, in netto vantaggio su Amoran, cade a terra in piena area. Ciro Aldi lascia proseguire tra le proteste degli abruzzesi. Da qui al 50esimo la gara continua a tingersi ancora di più di biancorosso, con le conclusioni in porta di Di Bartolomei, Lisi e Agosti. Le conclusioni non creano enormi grattacapi a Marone, ma il più ormai è fatto, con i Grifoni che accedono agli ottavi di finale, dove troveranno l'Arezzo per una gara secca da giocare al Curi. Per il Pineto di Cudini sicuramente un passo indietro, ma per rimediare c'è tempo fino a venerdì. Ma sicuramente è stata una partita giocata sui duelli. Abbiamo trovato una squadra molto fisica, che l'avevamo già incontrata in precampionato. Condizioni diverse sicuramente, sia prima che ora. Ma devo dire, è brutto. Il nostro modo di pensare è sempre quello di cercare di fare gioco, cercare di andare oltre la metà campo per essere offensivi. Ripeto, abbiamo incontrato una squadra che sui duelli oggi ci ha dato filo da torcere, quindi non siamo stati bravi a vincerli, soprattutto nella fase offensiva, dove credo loro abbiano fatto un po' la differenza con alcune caratteristiche che hanno, dove sono stati anche bravi. Però devo dire che alcune situazioni le abbiamo regalate noi, con alcuni dettagli magari non precisi, però devo dire che Perugia ha fatto un'ottima partita. Mister, avete lavorato tantissimo sotto l'aspetto fisico in settimana, forse dipende anche un po' da questo fattore, la poca brillantezza trovata questa sera. Ma sicuramente può incidere, sì. Noi abbiamo staccato due giorni a cavallo della Coppa Italia tra Pescara e Perugia, abbiamo staccato. Perché era giusto, non l'avevamo mai fatto prima, quindi era giusto farlo. Poi la condizione è normale che non sempre si riesce ad averla ottimale, però l'obiettivo è quello di farsi trovare pronti la prossima settimana, venerdì prossimo, per la prima di campionato. Quindi oggi era un banco di prova importante, come lo è stato a Pescara la settimana scorsa, dove avevamo fatto una buona partita. Oggi siamo riusciti meno, però mi porto via la caparbietà dei miei del voler stare a discapito nei duelli, perché poi, come ho detto, sono stati bravi, la squadra avversaria è stata brava a chiuderci tutte le situazioni. Noi nonostante tutto siamo andati alla ricerca. Poi normale, quando a me non piace parlare degli arbitri e non voglio parlarne assolutamente, quindi non dico altro.
quindi questo è.